corruzione o morte. Questa era la strategia di Pablo Escobar, un criminale colombiano considerato ancora oggi il più ricco e potente narcotrafficante della storia. Pablo Escobar nacque il 1 dicembre 1949 a Rio Negro, in Colombia. Crebbe per le strade di Medellín e fu qui che, appena adolescente, cominciò la sua carriera criminale. Escobar iniziò commettendo piccoli furti e truffe, rubando prima biciclette per poi passare alle lapidi dei cimiteri, che rivendeva una volta rimosse le iscrizioni. All'età di 13 anni, Pablo entrò a far parte di un movimento di cultura giovanile noto come Nadaismo, che incoraggiava i giovani a sfidare l'ordine stabilito e a disobbedire ai genitori. Parte di questo movimento di controcultura prevedeva la sperimentazione di droghe, portando Pablo a prediligere l'uso della marijuana e della cocaina. Nel 1974 Escobar venne arrestato per furto d'auto e fu trasferito nel carcere di Ladera, in Colombia. All'interno delle mura del carcere incontrò un importante contrabbandiere del luogo, Alberto Prieto, che lo indirizzò verso il narcotraffico. Fu così che, nel 1975, Pablo Escobar entrò nel nascente business della cocaina. Il business si rivelò proficuo fin da subito e lo diventò ancora di più quando nel 1976 Escobar fondò il cartello di Medellín, una vasta organizzazione di narcotrafficanti con base nella città di Medellín. L'organizzazione arrivò a controllare oltre l'80% della produzione mondiale di cocaina. Nel 1978 Escobar acquistò, insieme a due cugini, una tenuta che ribattezzò Hacienda Nápoles. Diventò il suo quartier generale e anche un simbolo del potere acquisito. Vi costruì numerosi edifici, piscine, strade, una pista di atterraggio e un giardino con animali esotici. Durante la costruzione del suo impero, Escobar cercò costantemente il sostegno popolare in modo da proteggersi dalle persecuzioni delle autorità. Aiutò i poveri colombiani, costruendo aree residenziali, scuole, ospedali, strade e impianti sportivi. La sua fama di benefattore lo ripagò. Non fu mai tradito dal suo popolo, che gli rimase sempre fedele, offrendogli coperture e nascondendo informazioni alle autorità. Escobar iniziò a circondarsi da un gruppo di guardie personali che avevano il compito di organizzare gli spostamenti del capo, salvaguardare la sicurezza nella sua tenuta e soprattutto, dalla fine degli anni Ottanta, organizzare omicidi, stragi con autobombe e sequestri. Secondo i calcoli ufficiali, in meno di 20 anni di carriera criminale, il capo della droga fece uccidere oltre 4.000 persone, tra cui il candidato presidente Luis Carlos Galán, più di 200 giudici, migliaia di poliziotti e decine di giornalisti, così come numerosi membri del cartello di Cali, rivale per il controllo del traffico di droga. Plata o plomo? Argento o piombo? Questa era la strategia adottata da Escobar, che offriva due vie a chi si trovava sulla sua strada: accettare di lasciarsi corrompere oppure morire. Nel 1989 fece esplodere una bomba su un aereo di linea, causando la morte di 107 persone, solo perché credeva che a bordo ci fosse anche César Gaviria, politico del Partito Liberale Colombiano, candidato alla presidenza del paese sudamericano. Quando il suo impero raggiunse la massima espansione, la rivista Forbes stimava che Escobar fosse il settimo uomo più ricco del mondo, controllando l'80% della cocaina del mondo e il 20% delle armi illecitamente circolanti.
La sua organizzazione possedeva flotte di aerei, navi, veicoli costosi, così come ricche proprietà e vasti appezzamenti di terreno. Le stime indicano che il cartello di Medellin incassasse 30 miliardi di dollari l'anno, circa 80 milioni di dollari al giorno. Nonostante ciò, Escobar era considerato un eroe per molti abitanti di Medellin. Si trovava a suo agio nelle relazioni con il pubblico e riuscì ad accreditarsi la fama di benefattore dei poveri, distribuendo talvolta denaro a chi ne aveva bisogno, in cambio, ovviamente, di fedeltà. Nel 1982 Escobar decise di entrare in politica. Grazie al suo progetto Medellin Sin Tugurios, un piano per costruire oltre 500 abitazioni per famiglie povere, il 14 marzo 1982 fu eletto alla Camera dei Rappresentanti. La carriera politica di Escobar, però, subì un duro colpo quando il quotidiano El Espectador pubblicò il 25 agosto 1982 la notizia che il narcotrafficante era stato arrestato nel 1976 per essere stato trovato in possesso di un carico di cocaina. Il 26 ottobre 1983 la Camera privò Escobar dell'immunità parlamentare e il narcotrafficante si dimise il 20 gennaio 1984. El Patron visse come una profonda umiliazione il fallimento della sua carriera politica e si mise in moto per vendicarsi contro quelli che identificava come i responsabili. Il suo primo obiettivo fu il ministro della giustizia Rodrigo Lara Bonilla, che più di tutti si era battuto alla Camera per denunciare le sue attività illecite. L'uomo fu assassinato da dei sicari il 30 aprile 1984. A dicembre del 1986 fu la volta del direttore del giornale El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ucciso anche lui dai sicari del narcotrafficante. Con il passare degli anni, la situazione di Escobar si complicò tanto da portarlo, nel 1991, a consegnarsi spontaneamente alle autorità, per evitare l'estradizione negli Stati Uniti, consapevole che non avrebbe potuto avere la stessa influenza che ebbe in Colombia. Escobar venne rinchiuso nella sua prigione privata di lusso, la Catedral, che gli fu permesso di costruire come ricompensa per essersi costituito. Aveva infatti negoziato un accordo con il governo colombiano che prevedeva 5 anni di confinamento obbligatorio nella sua prigione in cambio di non essere estradato. Escobar, in realtà, uscì più volte dalla cattedrale. Lo fece per assistere a partite di calcio, per fare compere a Medellin, per partecipare a feste ed eventi vari. Il governo colombiano, però, venuto a conoscenza di ciò, ordinò il trasferimento di Escobar e del suo clan in un carcere ordinario. Il 22 luglio 1992, tuttavia, El Patron evase, dandosi alla fuga. Iniziò così la caccia al boss del narcotraffico, a cui presero parte il reparto speciale dell'esercito statunitense Delta Force e poi anche quello della Marina dei Navy SEAL. Sulle sue tracce, inoltre, c'erano i Los Pepes, organizzazione paramilitare il cui nome era l'acronimo di Perseguitati da Pablo Escobar. La fuga del padrone della droga terminò il 2 dicembre 1993, quando fu individuato in un quartiere di Medellin. Escobar e la sua guardia del corpo tentarono di fuggire, correndo sui tetti delle case, ma furono entrambi uccisi dagli agenti del Bloque de Busqueda. Dopo la morte del suo leader, il cartello di Medellin si frammentò e il mercato della cocaina passò sotto il dominio del cartello di Cali, durato fino alla metà degli anni 90, quando anche i leader di quest'ultimo furono uccisi o catturati. El Patron, il re della droga, l'imperatore della cocaina. Sono molteplici i soprannomi che sono stati dati a Pablo Escobar. Ognuno di questi fa capire l'importanza e la potenza del narcotrafficante. Ad oggi, Escobar è considerato il criminale più ricco in assoluto, con un patrimonio stimato di oltre 76 miliardi di dollari nei primi anni 80. Patrimonio aumentato in seguito, con una media di guadagno che si aggirava intorno ai 90 milioni al giorno, ovvero più di 30 miliardi l'anno. Ancora oggi, il suo popolo gli è rimasto fedele e lo ricorda come un uomo buono e generoso.
Poi c'è chi lo ricorda per quello che era realmente. Un sanguinario criminale che ha seminato terrore e morte. Metti like, iscriviti e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video.